poco noto in TV. Questa sera è con noi Mingo. Ah, ecco qui. Buonasera. Buonasera Poggiardo. Io volevo prendere contatti con l'orchestra della Marca di Lecce, perché lo vediamo fisicamente, anche lui soprattutto. E mi sembra giusto. Guardate che bella fatta che c'ha. Poi c'è mio cugino lì, dove è stato? Eccolo. Come ti chiami? Giulio, mio cugino Giulio, piccolino. Scusate. Buonasera, buonasera. Buonasera, bentornato. Bene. Ma io, che meraviglia questo pubblico. Ho visto che c'è il primo cittadino, che per la prima volta un politico non si afferra la poltrona. Giuseppe, dove stai? Sindaco, c'è? Venga qui, sindaco, fate un bel applauso. Il sindaco che rimane dietro per non far alzare nessuno. È veramente... io dove vengo? E dove allora... vengo? Sindaco, dove sta? Ecco. Ciao, grazie. Salutiamo grazie. Il sindaco di Poggiardo, Giuseppe Colafatti. Buonasera sindaco, colgo l'occasione a questo punto Mingo per rivolgere. Ma come no, assolutamente, subito, io se vuoi dico qua. Anzi per porgere subito il microfono al sindaco per il suo saluto. Grazie, io mi scuso, buonasera a tutti, ero dietro, in effetti ho salutato tantissime persone che purtroppo sono andate via anche per motivi di sicurezza, quindi scusatemi se non sono venuto subito avanti, poi ho visto tante signore in piedi e mi sono fermato dietro. Vabbè, io non mi ero preparato per fare un bel comizio, cioè un bel discorso. Lo sapevo. Se volete abbiamo improvviso uno. Possiamo dividere l'orchestra, sì. Vedo che stanno tremando tutti. Con la bacchetta. No, grazie, io desidero ringraziare bene. Siete due ritorni, sia Monia che insomma, tu ci hai fatto peso gusto, no? Venire a Poggiardo. Ma ti piace? Sì, certo, mi piace. Grazie. Tornerò pure. Allora, hai detto che... Dì la verità, mi hai detto che è bella, che ti è piaciuta l'altra volta. L'ho già detto. E lo devi dire sempre, perché non è che sono sempre le stesse cose. No, poi adesso, periodo di Natale, non l'avevo visto per le illuminate. Bella, complimenti. Va bene, io sono a ringraziare tutti voi, ripeto, ho salutato tantissime persone prima, e a ringraziare il Presidente, Sandro, perché questa è un'importante infrastruttura della nostra comunità, io direi anche del nostro territorio. Quindi un ringraziamento a lui, a tutto lo staff, al gruppo di lavoro del CRIS, che... so che è variegato, impegnano tantissimi docenti e poi fatemelo dire, portano anche economia alla mia città. Quindi io di questo sono contento, orgoglioso e fare un applauso a tutto il CRIS. Sandro! Poi anche questa bella serata vedo che insomma, si ripete sempre di più, sempre meglio, e purtroppo le persone sono andate via, mi hanno detto il bis, ho detto non mi impegno io perché... No, ma noi però, lo facciamo. Però visto, insomma, l'orchestra, insomma, sono tutte personalità importanti, saluto Antonio, il mio caro amico Antonio, ma per lui tutti, e, insomma, è un grande onore anche avere questa orchestra, queste due personalità, il direttore... No, ti dico perché salutano tutti Antonio. E beh, Antonio è il trade union, perché è il presidente... Ma è anche poggiardese, quindi... Allora, ragazzi, siamo in casa. Certo. Vabbè, stavo di lungo, sono veramente convinto. Grazie a voi e tanti auguri di buon Natale e di buone feste. In salute con le vostre famiglie e soprattutto in salute. Grazie. Sindaco, grazie. E auguro, grazie. Ciao. L'hai visto? Vuoi continuare? Avevo la vista lunga, ho visto subito poi ci il sindaco. Due chiacchiere? No, dimmi, facciamo. Subito. Ma come vuoi, io sono a disposizione. Possiamo chiedere. No, che stavi salutando. Ah, sì, salutavo il pubblico qui, davo una mano. Buonasera, come sta? Tutto bene? Piacere? Come si chiama lei? Francesco, Maria, salve. Sono quelli in prima fila. Buonasera. Salve. La bimba come si chiama? Carola, il contatto con il pubblico è importante. Certo. Io mi sono stato due anni fa con uno spettacolo, quindi ricordo bene il teatro, la gente, anche il posto dove siamo andati a mangiare, molto buono. Insomma, è bello il nostro Salento e la nostra terra. Ci passo molto tempo qua, insomma, conosco abbastanza bene. Vorrei subito chiederti una cosa. Parlaci un poco del progetto dal titolo Mica Scemo, che è un progetto ideato e promosso dall'associazione Vinci con Noi e che ti vede impegnato in uno spot sempre dal titolo Mica Scemo, dove tu interpreti questo personaggio. Mica Scemo, infatti. No, no, l'argomento è serissimo perché parliamo di autismo, è un argomento molto delicato. E sì, ho girato questo mini film di 2 minuti dove interpreto un uomo di 50 anni, che è la mia età, anzi ne ho 53, però siccome prendo la melatonina,
di denunciare quello che è il vostro meno, appunto. Dicevo, interpreto questo uomo di 50 che è affetto da una forma molto severa di autismo. L'autismo, ripeto, è un tema un po' particolare. E questo è uno spot dove, dopo 30 anni, da quando Dustin Hoffman vinse l'Oscar con Rayman, per la prima volta in Italia si torna a parlare di un adulto, perché di solito le associazioni in Italia parlano di bambini autistici. Però questi bambini poi crescono e diventano adulti, quindi si è ritornato a raccontare una severità così importante da adulti, quindi uno spot bellissimo, poetico, dal quale verrà tratto un film che cominceremo a girare, penso, quest'estate, sempre con questo personaggio che non parla, perché c'è bisogno di sensibilizzare e di avere un taglio ironico su un argomento che è veramente molto molto difficile e, ripeto, è delicato. Quindi è un lavoro che ho fatto veramente con un anno di studio, perché l'associazione che si chiama Vinci con noi mi portava, pensa, all'interno di famiglie con dei bambini autistici, dove io ho cominciato a fare amicizia con loro. All'inizio non capivo bene che l'autismo, ripeto, se ne parla in Italia, diciamo che noi stiamo un po' più indietro, diciamo la verità. Quei 30 anni fa in America hanno fatto un film, qui invece venivano trattati come matti, mezzi scemi, schizofrenici. Lo spot che potete trovare su YouTube, se non l'avete visto in TV perché è andato parecchio, dura 2 minuti, quindi non è uno spot, è un video, basta mettere mica scemo spot autismo. Io vi consiglio veramente di vederlo, perché è un video che fa pensare molto, che noi non dobbiamo giudicare gli altri, perché tutto questo racconto è ambientato in una sala d'attesa dove ci sono persone che devono partire e c'è questo signore strano che fa dei movimenti strani. Quindi la prima cosa che noi facciamo è quello di giudicare, tipo la mamma col bambino dice no, non lo guardare, no, ancora abbiamo dovesse reagire, oppure guarda, lascia perdere, il giudizio. Ecco, noi dobbiamo imparare a non giudicare chi è diverso da noi. Poi chi è diverso da noi? Io sono diverso da te, da te, da te, da te, no? Siamo tutti diversi, quindi diverso da chi? Non esiste, siamo tutti diversi uno dall'altro. E quindi io consiglio di vederlo, perché è veramente un bellissimo lavoro diretto da Antonio Palumbo. Detto questo, era un momento... Detto questo, però, stai facendo anche altre cose. No, ho fatto una serie, ora c'è Netflix, Amazon, ho fatto una serie con Maria Grazia Cucinotti e Mauro Corona su Amazon Prime, che si chiama L'Arca di Legno. Sono 10 puntate d'azione, bellissime, sono girato in montagna. Prossimi progetti imminenti, c'è qualcos'altro? Il prossimo progetto è il film, stiamo lavorando al film. Okay. Non è facile, insomma. Questa sera invece hai scelto di fare? Siccome volevo fare una cosa alta, perché Sandro ha detto no, questa è una serata alta, ho detto cazzo, mo, che adesso faccio? Sandro mi ha messo nei guai una cosa alta. Allora ho pensato, poi avendo a disposizione, e non mica mi capita tutti i giorni di avere un'orchestra filarmonica di Lecce, di tratta lui come se la ride, e allora approfitto per stare con dei grandi professionisti e quindi leggere una favola, siamo a Natale, e quindi una favola di Natale dove il protagonista chi è? La Befana, no, Babbo Natale. Però io ho detto a Sandro e anche a Valentino, il mio amico che è qui, ma secondo voi io posso raccontare una favola? Non ce la faccio, no. E quindi che cosa non ce la fa? Ma sai quante denuncio io nella vita? No, una cinquantina, sarò morto quando dovrò. Che cosa c'è? No, ma niente di assolutamente. No, voglio recitare la favola di un autore che purtroppo non c'è più, però è stato un grandissimo autore di satira, e si chiamava Valerio Peretti Cucchi. È stato anche un autore di Striscia per tanti anni, ma scriveva dei racconti strepitosi. Lui ha scritto due libri intitolati Buon Natale Bastardi. Quindi è una favola dove si racconta di Babbo Natale, però Babbo Natale cattivo, cinico, perché basta, non ce la faccio più con questo buonismo, questa cosa, tanto... Moria, guarda, allora io... la faccia si vede pure, ti lascio il palco e quindi così ascoltiamo. Sì, è chiaro che queste ne ha scritte tantissime, ne ho scelta una perché lui racconta ovviamente nella sua cattiveria e anche la denuncia, fa denuncia satirica, quindi sociale e attuale. Quello che hai scelto. Mica ascoltiamo così, aspetta, no. Dobbiamo prepararci, sì, perché vediamo allora, qua. Infatti sono qui in modo tale che so che poi posso non vedermi. Lo mettiamo qua, grazie.
Un sottofondo musicale? Brava, aspetta, adesso mi metto in rapporto col mio amico Roberto, il mio amico di merende, facciamo sempre la merenda insieme il pomeriggio prima di... Ciao Roberto, facciamo un applauso a Roberto che è al buio. Vediamo se siamo pronti per questa cosa. Aspetta, accendete un attimo. Senti, secondo te tu avresti bisogno anche di un faro su di te. Sì, un faro, che magari illumina, sì, un faro, quindi, cioè, una luce che... Una luce, aspetta, via... Però, Monia, aspetta, sì, no. Sempre la ragione che vuoi parlare sempre, tu aspetta, io faccio la presentatrice, scusi. Scusi, è Monia che c'ha questa cosa. Non posso parlare. Signor Roberto, allora lei mi fa un tappeto musicale e una favola di Natale. Mi fa ben sentire un attimo, proviamo. Un'altra nota, magari ce la facciamo. Bellissimo, bellissimo. Così può andare bene. Non ti muovere, Roberto. Continua così. No, perché sennò perde il filo, Roberto. Io invece mi appropingo qui. Ok, questa può andare. Io vado via. Ma questa pure qua, siediti qua con noi, siete i nostri. Ma perché, grazie perché, in perché compagnia. La, perché la presentatrice se deve andare? Siediti qua. Dai, su Monia, sono qua tutta tirata, pipì. Ma sì, te lo dopo, devi andare. Beh, ascolta la favola che fa bene pure a te sentirla. Siediti qua, non succede che ti lati i pantaloni, ti strappa qualcosa, che cosa stai qualcosa mai più la fila, guarda come contento lui. Qui, no. Sto parlando gli occhiali pure. Si segna qua Monia che si ma vuole... proprio qui no, cioè, ma questo è il volo del maestro, ma figurati il maestro, cioè, no, non posso, sì, mi sento lì, mi sento lì, guarda aspetta, ma... qui c'è qualcuno? Non c'è nessuno, mi sento, tu sei timida in fondo perché se stavi qua tutti avrebbero avuto, cioè, non devi sentire, abiti alla come si chiama, scusi, no, siccome ho visto che la guardava Monia, come si chiama, ecco, c'è Mario che va prima, adesso mi fai sedere Monia davanti, io... non si preoccupi, da mamma mia. È un bel vedere, brava. Ora facciamo grazie, sedere. Grazie, ma non volevo. Sì, guarda, cioè, volevo... così, guarda, ti faccio vedere come si fa. Ci vuole tanto, ma siamo tra amici, appoggiato. C'è Giuseppe, Valentino, Sandro, siamo tutti un amici. Attimo, prego, un attimo, allora. Scusa, non era previsto. Tutto previsto nella vita, meno la morte. Fatemi un applauso però, eh! Ma si siede sul copione. La scaletta, ti sei seduto. Vabbè, io vado qui. Dai, spegni il microfono. Sì, spegni. Grazie. Non so se fai dei versi, poi mentre io leggo. Però si apre lui il telefono, molto dopo. Allora, è il 331 quello di Mario. È ripoggiato, tu dove sei? Lì? Vabbè, vedete me, vedete qua nel... Che sta? Allora, poi guarda che sta prendendo, quello è in palestra. Sì, si prende la melatonina. Non lo vedere così, senza capelli. Allora, si vede un attimo, calmiamoci. Allora, questa favola si intitola Finalmente è Natale anche qui. La radio aveva annunciato che finalmente Babbo Natale sarebbe arrivato anche in quello sperduto campo profughi situato in territorio albanese. Nessuno se lo aspettava, non era mai arrivato. Anzi, a dire la verità, non erano mai arrivati regali da nessuno, nemmeno dalla Croce Rossa, figuriamoci da Babbo Natale poi. Un tempo, almeno, ci si faceva gli auguri e ci si scambiava pacchi infiocchettati, anche se dentro non c'era niente. Il regalo era il pacco in quanto tale. Con la guerra, poi, si era persa anche quella usanza. Era già una festa sapere che almeno per la notte santa non avrebbero bombardato il villaggio. Per questo motivo i bambini erano in trepidante attesa. Nessuno di loro riusciva a prendere sonno e quando a mezzanotte spaccata la grande slitta messa a disposizione dalle forze di pace poi arrivò, tutti l'accolsero gioiosi. I bambini, schiamazzando e ridendo felici, la circondarono. Babbo Natale, con l'aria bonaria di sempre, li accolse a braccia aperte e li fece salire tutti. Quindi frustò le renne e ripartì. Gli adulti guardarono perplessi i loro figli sparire in cielo, ma poi pensarono che, se proprio se ne dovevano andare, meglio gratis in slitta piuttosto che a pagamento su un gommone.
i bimbi invece erano preoccupati. Per questo il più coraggioso di loro si avvicinò a Babbo Natale e gli disse: scusa, ma e i regali per i bambini? Sai quanti bambini malati ci sono nei paesi europei? Disse il buon vecchio. Tanti, tantissimi, troppi. I regali, mi chiedi? Servono un sacco di organi negli ospedali occidentali. I regali per i bambini siete voi. Grazie maestro. È dura. Pareno per il TV che era veramente 4 di grazie, grazie amico. Volevo grazie. Fare un momento alto per Sandro, questo è bello, montiamolo su YouTube così non. Meno Monia che invece adesso sicuramente proseguirà questa live finish. Quanti brani dovete fare, scusate? 5. 5? Ancora? C'è Beppe Del Re che no. Prego maestro, venga. Ah sì, grazie. Allora io chiudo questo mio intervento con... Io ho fatto il conservatorio, non so se lo sapevi questa cosa. Sì, da qua che si prende, sì. Ok, no, scusate. Intanto vorrei un applauso per la simpatia. Grazie, ma troppo buono, ma sono amici. Oltre che sei stato bravissimo a interpretare questi versi. Era un momento che andava fatto. Hai citato il conservatorio? Sì, sono io perché non mi sono conservato. Tu poi sei pensato a Mario, vabbè, però, mamma mia. Ti preoccupavo, ho fatto tutto, ho sistemato tutto. Va bene, allora io chiudo con... Sì, Vuoi dividere? Ma giusto un attimo così, allora, faccio vedere come... Mi metto da questa come parte. Come viene fuori una cosa natalizia. Vediamo. Ecco, bravi. Pronti? È una cagata, cioè... Guarda, sei bravissimo tutto, no, la mia amica, però, grazie, ci ho provato, però il maestro però è vero, il momento veramente di energia pazzesca. Riesce sì, poi, scusate, se io, a riunirli, se io faccio così che succede? Ma ci puoi riprovare? Ah, stiamo accordando. Mario, stiamo accordando. Quello che devi fare tu più tardi, prima accordando. Se no, vedi che ti vieni subito così, Mario. Non pensare che vuole dire. Accordate. Vuoi fare un altro tentativo? L'ultimo. Sì. Se mai cambia movimento. Perché pensi che faccio sempre lo stesso movimento? Oh. Ma guarda, questa non sembra la santarellina. Ma poi no, non so. Ma che? Hai visto che stavo... Ma tu mi dici che facevo lo stesso movimento? Guarda un po'. Con la bacchetta. Guarda. Allora, la prendo, Mario, per piacere. Non ce la faccio più. Aiuto. Grazie amico, grazie.